Buongiorno amici e amiche di Nova News 24. Il Grande Fratello è terminato da poco e tutti si chiederanno cosa sia realmente successo fuori dalla casa tra le neocoppie. Una delle coppie più discusse è quella tra il bidello calabrese Garibaldi e la sua Beatrice. Beatrice Luzzi riappare sui social per fare chiarezza. Dopo la cocente e inattesa sconfitta nella finale del Grande Fratello, dove a trionfare è stata Perla Vatiero, l'attrice è tornata su Instagram per spiegare quanto successo nelle ultime ore e fare luce sulle voci che sono circolate negli ultimi giorni. L'ex volto di Vivere ha voluto chiarire una volta per tutte il Linate Gate, che l'ha portata a raggiungere Milano in treno, ma in compagnia di Giuseppe Garibaldi, e raccontare il motivo della sua assenza alla festa di fine stagione del GF. Scopriamo cosa ha detto. «Sono tornata verso le 4:35 dalla finale, poi ho dovuto prendere il treno per andare a Milano. Da lì ho ripreso il treno di ritorno perché mi ero dimenticata la carta d'identità, motivo per cui all'aeroporto chiamavano Luzzi, Dezzi e Garibaldi, che mi hanno accompagnato poi in treno per tornare a Roma, dove sono tornata a 12:30 di martedì sera», ha raccontato l'attrice, facendo chiarezza sul presunto Linate Gate e spiegando di aver raggiunto Silvia Tofanin per registrare Verissimo a Milano, ma di aver perso l'aereo di ritorno e di aver viaggiato in treno con la manager e Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo avrebbe dunque perso volontariamente l'aereo per accompagnare Beatrice e fare il tragitto con lei. Inutile dire che l'episodio ha riacceso tutte le indiscrezioni che già circolavano sui Beabaldi. La coppia si frequenta anche fuori dal GF? Ti posso dire con certezza che Bea e Giuseppe si stanno sentendo, ha scritto un'esperta di gossip, e forse qualcuno sperava proprio questo. Intanto, amici di Nova News 24, non sappiamo se rimarrà solo una bella amicizia tra i due o altro, ma vi chiediamo cosa ne pensate voi. Diteci il vostro parere. Se vi è piaciuto l'articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.